Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati da noi da Unboxing. Quest'oggi abbiamo in redazione l'ultimo e nuovo mouse da gaming della Trust, della divisione gaming. Parliamo del Trust GXT 180 Kusan, un mouse sviluppato in collaborazione con il team eSports Epsilon, uno dei più forti al mondo nella scena appunto eSports. E partiamo subito dalla confezione, classica confezione di cartone sulla quale troviamo l'immagine illustrativa, il modello del mouse e le varie caratteristiche riportate nella parte frontale. Nel retro troviamo un'ulteriore immagine illustrativa con altre caratteristiche velocemente descritte e nient'altro. All'interno della confezione troveremo velocemente è soltanto un manualetto relativo alle condizioni di garanzia del prodotto, un adesivo da applicare dove vorremo e una sorta di quick start guide del prodotto. Infine il mouse stesso che è il Trust GXT 180 Kusan. Diamo uno sguardo più da vicino, come possiamo osservare il mouse è di piccole medie dimensioni, la colorazione è grigio scuro nero per quanto riguarda i lati. Partiamo dalla parte superiore, come possiamo osservare la colorazione è grigio scuro, la finitura è liscia, anche se il colore della verniciatura dà un primo impatto, una sensazione che adotta una superficie leggermente rugosa. Nel dorso troviamo il logo della Trust GXT che verrà rinominato del colore che potremo scegliere tramite software di gestione. Nella parte più avanzata troviamo il tasto per lo switch dei DPI, due classici tasti principali, la rotellina di tipo cliccabile con un rivestimento in gomma. Alla zona centrale troviamo un inserto di plastica trasparente da cui verrà irradiato ulteriormente la retroilluminazione e il colore che noi sceglieremo. Quindi un'altra zona di illuminazione del mouse. Ci spostiamo nel lato di sinistra, dove possiamo osservare questa superficie, in questo caso leggermente rugosa di plastica di colore nero, due classici tasti laterali leggermente avanzati in corrispondenza del tasto sinistro, quindi diciamo una posizione leggermente migliore per una presa di tipo claw grip o eventualmente fingertip, vista anche la lunghezza del mouse stesso. Come possiamo osservare, anche hanno un buon feedback, sentire anche, scusate, hanno un buon feedback e sono realizzati con una plastica lucida. Spostandoci nel lato di sinistra, non abbiamo alcun tasto, è un mouse quindi per destrorsi. Ci spostiamo velocemente nel lato frontale per osservare meglio il design classico di questo mouse. È un mouse anche dalla forma simmetrica, anche se comunque non abbiamo i tasti anche nel lato di destra. Spostandoci nel lato inferiore possiamo osservare tre mouse fit in PTFE. Nella parte quasi centrale troviamo il sensore che è un PixArt PMW3325 con 5000 dpi, quindi ampiamente sufficienti per i più videogiocatori. Passiamo al cavo, che è un classico cavo rivestito in gomma, ed infine troviamo un connettore USB non placcato oro. Prima andiamo velocemente dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com, dove troverete ulteriori dettagli, immagini dettagliate, la recensione completa, le nostre considerazioni, i test e tutto quello che c'è da sapere su questo nuovo prodotto della Trust. Con questo è tutto, un saluto allo staff.